si è pensato di fare una cosa un po' alla pitichella e addirittura il Presidente del Consiglio si è autotargata la riforma, soprattutto in una prima fase. Poi, quando ha scoperto che era un errore pacchiano, ha fatto un po' di marcia indietro. Ma in realtà questa riforma è una riforma divisiva. Com'è pensabile che in questi mesi si debba assistere a un conflitto, confronto tra il no e il sì, solo per il fatto che c'è una parte del Parlamento che decide che per tutto il Parlamento bisogna fare così. E questo è sbagliato, sbagliato dal punto di vista della rivisitazione della Costituzione. Secondo aspetto, i principi fondamentali della Costituzione, i primi 12 articoli, secondo me. Ebbene, anche quelli secondo voi non sono toccati? Cioè, davvero è vero quello che si dice, che siamo tutti d'accordo che si può mettere a revisione la seconda parte della Costituzione, ma la prima parte mai? Avete sentito i loro interventi? Il diritto del lavoro è come prima. Il suffragio universale è come prima. Le autonomie regionali, badate bene, con una cosa che secondo me è una contraddizione in termini, si dice, e probabilmente in parte può essere anche vero, che le regioni non hanno dato quelle risposte che ci si aspettava quando sono state fatte partire, va bene? Ma chissà come mai adesso si riaccentra tutto e poi si dice, i senatori nella gran parte del loro dei 100 sono consiglieri regionali. Quindi da un lato questi consiglieri regionali erano da far partire, che doveva essere lo Stato A, dall'altro invece diventano senatori. E poi naturalmente è stato già spiegato, ma lo sottolineo, questo doppio lavorismo dei senatori che fanno i sindaci e i consiglieri regionali, come si spiega, che motivazione si dà a questo? Allora, l'immunità, ecco, allora diventa il luogo deputato a salvaguardare la sopravvivenza personale, politica di certe persone. Il partito che vuole in qualche modo coprire certe persone discutibili, li sceglie nella scelta dei consiglieri regionali per fare senatore. Mi sembra una cosa possibile questa. Questi sono alcuni aspetti, ma poi c'è da dire che il Senato non è che viene chiamato a fare niente, solo il fatto che debba esaminare e decidere sulle leggi costituzionali è una cosa di un rilievo intensissimo, che io non capisco come si possa consegnare in mano a un Senato desenatizzato, perché il Senato che si propone non è certo quello che c'è adesso. Allora, perché non si è fatto una forzatura più forte? Perché non si sono ridotti a metà senatori e deputati e quindi sì, lì ci sarebbe stato il risparmio di spese e quant'altro? Perché non si è cancellato il Senato e non si è fatto il monocameralismo? Voglio dire, allora, o dobbiamo salvaguardare qualcuno o dobbiamo invece difendere il sistema. Io credo che nessuno di noi che siamo da questa parte del tavolo
siamo contrari a modifiche della Costituzione, anche sostanziali, per renderla più aderente agli anni 3000, parliamoci chiaro. Ma non possiamo pensare che questo debba e possa essere fatto nel modo in cui è stato pensato. E questo collegato alla vicenda dell'Italico. Non è pensabile che alla fine della fiaba un partito che magari prende il 25% o anche meno del suffragio elettorale abbia poi un premio di maggioranza come quello che viene descritto nell'Italia. Non è pensabile. Allora, io vedete, voglio concludere così, non portar via del tempo. Bisogna che queste cose noi ce le mettiamo bene in testa per questi 40 giorni, quanti sono, non so più, di campagna per il referendum, perché si possa passare da porta a porta, da persona a persona, da luogo a luogo, senza preoccuparsi di dar fastidio a qualcuno. Perché guardate, io quello su cui insisto è: non facciamo sempre dei discorsi tra i già convinti. Andiamo a cercare le persone a una per dire: ma l'hai letta questa cosa? Hai visto l'articolo 70 com'era nella Costituzione, due righe, e adesso com'è? Ma neanche un avvocato, io faccio l'avvocato, neanche un avvocato riesce a interpretare questa Costituzione, questa nuova Costituzione. Vedete, io, Massimo sa che ogni tanto mi vengono da fare delle citazioni, no? E io me ne sono portata una dietro, perché ho detto: se stasera, ho trovate ieri queste due frasi, e le ho trovate a caso di due personaggi, due donne che hanno illustrato la nostra Repubblica. Una è Nilde Iotti e l'altra è Tina Anselmi. Purtroppo l'una si rivolta nella tomba, Tina, che fortunatamente è ancora viva, non so che cosa in questi giorni potrebbe dire. Ebbene, io ve le voglio leggere perché mi sembra di darvi una testimonianza che serve anche quando andate a fare la campagna. Nilde Iotti, in due righe: questa Repubblica si può salvare, ma per questo deve diventare la Repubblica della Costituzione. Questa è la frase, semplicissima e di due righe. E Tina Anselmi, che io la ricordo veramente con grande affetto, ho trovato negli anni 2000 un'intervista che lei ha fatto sul tema della politica, e c'è una risposta data al suo interlocutore, il giornalista, che vi leggo perché sembra scritta oggi. Vede quei libri in alto? Sono tutti gli atti della Costituente. In quegli anni, 45-47, tutte le parti avevano portato il loro contributo. Tutte le parti, non come adesso. Non c'era la Boschi, tanto per capirci. C'è stato un grande dibattito, espressione di un'alta politica. Oggi si vive con molta superficialità questo tentativo di modificare la Costituzione. Si sono mossi velocemente e confusamente, come se forse le modifiche fossero cosa dovuta, per rimettere tutto in discussione, per svilire le istituzioni democratiche. Quindi una battuta la faccio io. Ricordatevi che se vince il sì, c'è meno democrazia in questo paese.
E conclude: c'è da piangere quando penso a cosa hanno pagato i partigiani, tanti giovani, alle speranze e alle possibilità di costruire un paese democratico.